Si è svolta nei giorni scorsi un'iniziativa dell'Associazione Provinciale dei Cuochi di Catanzaro. Si è trattato del concorso 100% Calabria Gastronomia Mediterranea. Catanzaro tra tradizione ed innovazione, con la finalità di riscoprire e valorizzare la cultura gastronomica della città del passato, con le sue genuine preparazioni e di diffondere aspetti sugli usi e i costumi della tradizione contadina, tutelando il territorio e l'economia della filiera agricola. Scopo dell'associazione è quello di promuovere la conoscenza e la valorizzazione della tradizione gastronomica tra tutti i cuochi professionisti. L'iniziativa che stiamo portando avanti oggi vuole prendere il nome di 100% Calabria tra tradizione e innovazione, cioè vogliamo portare questo messaggio, l'associazione per il territorio. È importante che ci sia questo connubio tra le varie associazioni di categoria, perché qui oltre a noi c'è un'altra associazione che partecipa a questo concorso, l'antica Congrega dei Troccolli. Per cui l'associazione si è prefissa questo obiettivo di stare sul territorio per valorizzare quelle che sono i prodotti, la tipicità e tutta la cucina calabrese. Oggi abbiamo in gara 10 concorrenti, 10 associati, e tutte e 10 po hanno portato dei piatti tipici, delle tipicità. Alcuni in chiave moderna, altri in chiave tradizionale. Pertanto è importante che arrivi questo messaggio in questo periodo dove tutta la ristorazione si è fermata proprio per le problematiche inerenti al Covid. Noi fortemente abbiamo voluto questo concorso anche in questo periodo proprio per dare vicinanza ai nostri associati, per dare vicinanza al territorio. In modo che si esca da questa chiusura che si è creata. E tanti associati hanno risposto a questo nostro invito, per cui noi ci siamo limitati a 10 perché era il limite massimo che avevamo previsto per questo concorso. I nostri 10 concorrenti sono nelle cucine, non tutti a una volta, proprio per queste esigenze Covid, entreranno a distanza di 10 minuti a candidato. Il tema che era Catanzaro tra innovazione e tradizione è stato portato avanti nella sua completezza.